Matteo, ma che macchina prendiamo? Non lo so che ma macchina ma il Mustang prendiamo. Dove è finito il Mustang? Il Mustang non ce l'abbiamo ormai più. Ormai siamo broke. Il Mustang è inverno, non possiamo andare allora, in. Allora, Jeepazzo arancione. Jeepazzo arancione. Io voto Jeepazzo arancione. Io invece voto questa macchina. Io voto questa macchina qua, questo Jeepazzo malato qua. Questo è un cesso. Sì, ma chi se ne frega, bene. Questa sembra una camionetta con cui. Beh, questa è cattivissima. A me questa piace. Matteo, sembra la camionetta prendere. Dell'esercito con cui questa, ci portano via i criminali. Prendiamo questa. Ragazzi, lo so che sembra banale perché l'abbiamo già detto mille volte, però è la verità, venire agli eventi ti cambia la vita. Te la sconvolge. Il problema qual è? È che non è ancora finito l'evento e già hai voglia di tornare a casa per lavorare, ok? Cioè, quando tu vai in vacanza normale, cioè per staccare da una vita che non vuoi, vai in vacanza e poi ti sei dispiaciuto quando te ne devi andare via. Invece quando vieni a questi eventi e ti fai una vacanza mista business, ma vieni in un posto così, raccogli delle idee, degli schemi, delle strategie, non vedi l'ora di andare a casa per metterti a lavorare 24 ore al giorno per spaccare e per portare il business al next level. Esatto, ma in questo evento purtroppo ragazzi non c'era nessuno, quindi adesso torniamo in questa sala piccola, ciao! Ciao ragazzi, siamo qui a Las Vegas con il nostro caro amico David Brownlee. How are you, man? I'm fantastic. Okay. Abbiamo il piacere di passare un po' di tempo insieme e che dire, David è veramente gasatissimo e super carico per l'evento di Marketing Genius a Roma. Adesso gli farò una serie di domande importanti. David, yes. Sei carico? Are you excited? I'm very excited. So anytime I'm going to Rome, I'm getting excited. You're getting excited. Okay. Carico, so what are you bringing to our community? I mean, what's your goal? What are you sharing with us? What are you teaching in this training to all the community that we have? Yes, well, first of all, thank you for inviting me because I love going to Italy. I love the warmth of Italians. I love the passion. So thank you from the bottom of my heart. My pleasure. This is going to be amazing. So there's three things that I really want your audience to get. Mm-hmm. The first thing is mindset, right? Because I worked for a guy named Tony Robbins for a number of years. And one of the things I learned from Tony is that 80% of success starts in your mind, right? And 20% are the skills. Right, so what I want to bring is, hey, no matter if you have a dream and you have something that you want to go for, we need to take care of your mindset to make sure your mindset is in alignment with whatever it is you want to accomplish. Absolutely, right? That's the first thing, and so I think that's so important to build a foundation. Mm-hmm. The next thing I want to bring are the actual skills, mm-hmm. right? How do you build relationships with your customers mm-hmm. so that they'll tell all their friends and family to come? Do business so with they promote instead of you. I mean, yes, so that they're promoting for you, oh, right? Yeah. And how do you have to make them feel? Okay. Right? How do you make your customers feel? And there's some really easy secrets that are very simple to do, but you know, I want to make sure that they know that. Okay. And then the third thing is I want to give them an experience, right? So one of my favorite poets is gonna give us an experience. Yes. And one of my favorite poets is Maya Angelou. Okay. And she says that people will forget what you said. Michelangelo. Maya Angelou. Maya Angelou. Okay. Yeah. And she said, number one, people will forget what you said. Mm-hmm. People will forget what you did, mm-hmm. but they'll always remember how you made them feel. Okay. So I want your audience to feel that, hey, this is possible for me. Okay. Right? Once I have the tools
I can build out my dream and accomplish my goal. That's what I want to really bring. Thank you so much. So, yeah. Che dire, ragazzi, non vedo l'ora di ascoltare David. Are you also gonna share your story with us? Absolutely. A little bit? Absolutely. Because I know he has a very strong story. David ha una storia veramente, veramente pazzesca che non vede l'ora di condividere con tutti noi. So, thank you, man. I can't wait to see you in Rome. You too, man. Okay. All right. Ciao, ragazzi, a presto. Ciao.